Padre Marco, all'inizio della celebrazione ci ha introdotti in modo da poter vivere questo momento e questa giornata, soprattutto da consacrati, da porzione di popolo di Dio che ha accolto una vocazione particolare nella Chiesa e a servizio dell'umanità intera. E la giornata di oggi, della presentazione di Gesù al Tempio, in qualche modo ci tocca veramente il cuore e ci richiama al nostro sì personale e comunitario primordiale, che ci costituisce come persone portatrici nella Chiesa di una vocazione particolare, a livello, ripeto, personale e comunitario, un noi dello Spirito, una comunione, una partecipazione e una missione. Esattamente le tre parole che stanno facendo crescere il cammino sinodale nella Chiesa di tutto il mondo. Ma questa festa, vorrei dire, non è esclusiva di noi che viviamo nella vita consacrata, non è un privilegio nostro, ma deve essere sentita come una festa di tutto il popolo di Dio, perché tutti, nessuno escluso, nel battesimo è un consacrato. È stato consacrato, unto con il Santo Crisma, è diventato in qualche modo immagine di Cristo, è diventato Cristo nel battesimo. Allora ci possiamo domandare, ma allora che differenza c'è? Che cos'è il particolare della vita consacrata? L'unica vocazione a cui non corrisponde di per sé un sacramento particolare, come è per la vocazione matrimoniale e all'ordine sacro. Non c'è, la Chiesa non ha segnato questa vocazione con un sacramento. Perché? Io credo lo si debba essenzialmente a questo, perché la vita consacrata è chiamata innanzitutto a dire e ad esaltare la pienezza del battesimo, a evidenziare tutta la forza e la dinamica del battesimo. Il sacramento che ci è affidato come consacrati è il primo e l'unico sacramento, quello del battesimo, che ci rende capaci di trasfigurazione, di vivere da persone trasfigurate. Non per nulla Giovanni Paolo II, nella grande lettera sulla vita consacrata, utilizzò proprio come icona di apertura l'icona della trasfigurazione. Ma la trasfigurazione è esattamente questo, la profondità del battesimo, l'evidenziazione nel quotidiano del battesimo, il sacramento che ci rende tutti Cristi. E un altro aspetto della nostra vocazione, proprio per questa, direi tra virgolette, carenza di un sacramento particolare che la caratterizza, se non quello del battesimo, è il sentirci parte integrante del popolo santo di Dio, il sentirci parte che evidenzia il significato di essere popolo di Dio e l'offrire la nostra vita
con i nostri doni e professionalità che ci sono riconosciute e sviluppate a servizio della vita del popolo santo di Dio, di donare a questo popolo la vita in Cristo. Ed è questa una caratteristica che ci dovrebbe rendere, cari sorelle e fratelli, nella vita consacrata esattamente persone sinodali, capaci di camminare in mezzo al popolo santo di Dio, di camminarci e starci con gioia e con assiduità, di ascolto e di accoglienza, di dare la nostra vita per essere nel popolo fermento, sale e luce. Allora la carenza di un sacramento che ci distingue è una forza in più a servizio veramente di tutti. Vorrei lasciare questa sera a tutti, ma in particolare a noi chiamati al sì della vita consacrata, tre parole che traggo dalla liturgia di oggi, dalla liturgia della presentazione di Gesù al Tempio e anche dal gesto che abbiamo compiuto all'inizio e che dà il nome e dava il nome a questa festa, chiamata anche della Candelora, e abbiamo tenuto in mano la candela accesa, che è la candela offerta nel giorno del nostro battesimo, e quindi è quella vita battesimale. Ebbene, la prima parola che vorrei lasciare è la parola luce. Luce, è troppo facile, mi potreste dire, la parola luce. Ma luce che cosa dice della vita cristiana? Dice esattamente il bisogno di profezia. Il mondo di oggi ha bisogno di profeti, ha bisogno di profeti. Paolo VI parlava di testimoni. Probabilmente abbiamo bisogno di testimoni che vivono e incarnano la profezia, che dicono già il domani di Dio e non il passato di un ieri che non torna più. E questo l'aspetto fondamentale della vita consacrata, attraverso i vari carismi evidenziare la capacità profetica della Chiesa che raggiunge tutti i punti più lontani di questo mondo e non solo della Chiesa. Il nostro dovere di essere luce è quindi quello di alimentare questa luce, di togliere ogni cenere che la copre, di continuare ad attizzare il fuoco che sa veramente di futuro e che non abbandonerà mai la Chiesa e il mondo. La seconda parola è collegata direttamente alla luce che portavamo in mano. La luce è anche calore, è un'energia che scalda le mani e i cuori, che scalda la mente. Il calore è il calore essenzialmente della carità. Insieme alla profezia, la vita consacrata è chiamata in modo particolare a dire la carità nelle forme più diverse. E dice questa carità facendosi carezza, cura, non chiudendosi in luoghi, tra virgolette, sacri, non chiudendosi nei templi e nelle sacrestie. La vita consacrata è fatta per uscire a tutto il mondo e in tutto il mondo. E anche le nostre sorelle e fratelli di clausura, fondamentalmente,
sono chiamati a dire questa luce e questa carità in uscita, dono per tutti, capaci di uscire a curare mettendosi per strada come il buon samaritano, accarezzare, prendere sulle nostre spalle e portare alla locanda della salute. Ogni persona, ogni situazione, ogni luogo, ogni ambiente, capaci di raggiungere veramente con questo calore ogni periferia, periferia geografica, periferia esistenziale. Mi ha colpito questa mattina, e ringrazio chi me l'ha mandato, il messaggio del presidente della CISM italiana, dei superiori maggiori delle congregazioni in Italia, che spiegando le varie periferie ne aggiunge una che apparentemente potrebbe essere strana, dice anche le periferie dell'ortodossia. C'è nel mondo di oggi e nella nostra società tanta religione che sta prendendo direzioni scorrette. C'è tanta religione, non c'è carenza di religione, c'è carenza di fede forse, di fede matura, di speranza viva. Ma ci sono religiosità malate che raggiungono le persone rovinandole, modificando l'immagine di Dio e l'immagine dell'uomo. A noi religiosi, consacrati, anche il dovere di raggiungere con la carità del cuore queste periferie dell'ortodossia. E la terza parola sarebbe tempio, troppo facile, ma mi sono ricordato che quando a Gesù viene chiesta motivazione perché aveva cacciato dal tempio i cosiddetti mercanti, non usa la parola tempio, ma usa la parola casa. Avete fatto della casa del Padre mio una spelonca, dice, di ladri, mentre doveva essere casa di preghiera e di giustizia. La nostra vita da consacrati è essenzialmente una vita che deve essere capace di relazioni autentiche, di quelle relazioni che costruiscono la casa. La casa, e poi attraverso le case costruiscono la città, e attraverso le città l'intera umanità, e alimentano tutta quanta la creazione. Luce, calore e casa sono le nostre tre scommesse di vita cristiana ed evangelica. Siamo chiamati a costruire e a evidenziare delle case dove vivono donne e uomini delle beatitudini, che nelle loro relazioni interne dicono e fanno vedere la bellezza e la possibilità delle beatitudini, delle case dove vivono donne e uomini artigiani di pace tra di loro, e quindi capaci di diffonderla poi attorno. Artigiani di pace ci rende veramente fratelli e sorelle tutte. Lo abbiamo ascoltato nella seconda lettura, nella lettera agli Ebrei. Gesù è venuto
per farsi simile in tutto ai suoi fratelli e alle sue sorelle. Ecco, questo credo sia la grande scommessa e il grande impegno, missione che la vita consacrata ha in questo momento nella Chiesa. A me, come uno dei tanti fratelli che vuole e cerca di essere fedele alla sua congregazione, a voi, sorelle e fratelli della vita consacrata, in particolare della diocesi, della nostra chiesa locale, questo impegno e questo ricordo che lungo quest'anno ci alimentino queste tre parole: luce e saremo profeti, calore e saremo capaci di carità che alimenta il mondo, casa e costruiremo quelle relazioni veramente di fratellanza di cui tutta l'umanità ne ha bisogno. E avremo in questo modo dimostrato che il battesimo è veramente il sacramento che contiene tutta l'energia possibile per trasfigurare le nostre vite, i nostri ambienti, il nostro territorio, la Chiesa e il mondo intero. Amen.